Va ora in onda Spazio Aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV. Gentili ascoltatori di Radio Science TV, rete digitale, buonasera. In studio Massimo Bonella per questa edizione straordinaria di Spazio Aperto dedicata al Covid-19. In questo programma vorremmo fare un ragionamento in maniera un po' più generale che va a includere tutto il pianeta Terra. Sono le 21:17, siamo appunto in diretta. Prima di iniziare, prima di presentarvi l'ospite, ricordo che collegata con noi, oltre a 15 emittenti digitali e anche alcune televisioni digitali, tra cui ricordo telepiancavallo.it, abbiamo anche ondaradio.net da Trieste. Dunque, prima vi vorrei dare una notizia di aggiornamento, anzi due per esattezza. La prima è la seguente: l'Europa ora è diventata epicentro della pandemia, con più casi segnalati e morti rispetto al resto del mondo, a parte la Cina. Così il direttore dell'OMS ha confermato. Hanno perso la vita 5.000 persone per Covid-19, oltre 132.000 i contagiati in 123 paesi. Impossibile prevedere quando ci sarà il picco della pandemia. Commettono un errore mortale quei paesi che pensano a noi non succederà. L'OMS ribadisce l'importanza del distanziamento sociale. Non è una panacea, ma serve a dare tempo ai servizi sanitari. Intanto negli Stati Uniti il Covid-19, Trump è emergenza nazionale. Il presidente americano Trump ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in tutti gli Stati Uniti per contrastare il diffondersi dei contagi da coronavirus. Ricordo anche, ecco, questa è l'altra notizia, la grave, per non dire gravissima situazione, è veramente il caso di usare il superlativo assoluto, in Lombardia, in modo particolare nel Bergamasco, dove ci sono purtroppo diversi decessi, ci sono infatti molte salme che le stanno stanno cercando di trovare degli spazi per dove collocarle. Faccio fatica anch'io a dare queste notizie, onestamente, perché ecco, sebbene noi siamo qui giornalisti che dobbiamo essere di non avere emozioni e dare le notizie fredde così, però purtroppo siamo anche noi degli esseri umani. Ecco, la notizia ci è arrivata proprio oggi pomeriggio in un'edizione straordinaria con l'emittente radiodiffusione europea, ricordo emittente che trasmette in AM, con un'intervista ad Andrea Zanoni, ex europarlamentare, consigliere regionale del PD della regione Veneto. Ecco, ci ha dato questa informazione che insomma ci sono grossissime difficoltà nel Bergamasco. Comunque, chiudiamo un attimo la parentesi delle notizie, vediamo ora di fare invece un discorso più generale, in maniera magari un po' più approfondito. Abbiamo qualche minuto in più rispetto alle normali edizioni straordinarie di quest'oggi e della giornata di ieri, e io vorrei creare adesso una riflessione più soprattutto non tanto nel locale, nel nord-est, nel Veneto, nella Lombardia, nel centro, ma di tutto il pianeta, cioè cosa sta succedendo. E vorrei presentarvi un ospite molto importante, che è conosciuto anche in gran parte del mondo, molto spesso intervistato da delle televisioni internazionali. Lui è Gaetano Pedullah, che lo saluto subito, un amico possiamo dire, ci siamo visti più volte di passaggio a Bologna, in centro Italia. Io lo saluto subito. Ciao Gaetano, benvenuto qui da noi a Rete Science. Ciao Gaetano, prego. Buonasera Massimo, grazie per avermi invitato. Mi rattrista molto quello che ho sentito, i fatti che stanno avvenendo a Bergamo. Ecco, volevo anche io condividere insomma il mio stato di emozione, di
tristezza, in parte, insomma, per sentire i problemi che attualmente ci sono in Italia e anche la svalutazione del problema che tu appunto di cui facevi prima cenno in diverse parti del mondo ancora non c'è chiarezza su appunto i problemi sanitari dell'infrastruttura sanitaria che può causare questo virus. Ecco, quindi grazie per avermi invitato. Di nulla, anzi più che volentieri, so che tu ci porterai delle riflessioni importanti, quindi questo fa sempre bene alla collettività. Ecco, io però vorrei un attimo, se l'abbiamo ripetuto tante volte, però per chi si fosse sintonizzato adesso, per chi ti sente per la prima volta, ecco, se ci puoi un attimo spiegare chi è Gaetano Pedulla e l'esperienza che hai avuto, prego. Certo, Gaetano Pedulla era una persona assolutamente normale come tutte le altre, faceva la sua vita, faceva il suo lavoro come informatico presso una o più ditte e nell'anno 2003 Gaetano Pedulla ha ricevuto una chiamata divina al servizio spirituale. In pratica, in quell'occasione che era aprile-maggio 2003 per l'esattezza, dopo un periodo di preparazione dove il mio corpo aveva degli stenti e faceva fatica addirittura a muoversi e a svolgere le più normali attività, mi sono, in un momento in cui ero assolutamente sveglio, assolutamente cosciente, sono stato inaspettatamente e aggiungo fortunatamente, compenetrato da sette raggi fisici, sette colonne che si sono materializzate proprio a mezz'aria, di fronte a me, a occhi aperti, e in corrispondenza di quell'evento ho provato un amore, una gioia, ho percepito quello che è l'amore, l'estasi che c'è nella creazione e in ogni cosa, anche laddove a volte uno vede il male o vede la tragedia, ho sentito quell'amore, quella pace che traspira e che si manifesta in ogni luogo, in ogni evento in questo universo. Quindi da allora la mia vita è cambiata drasticamente, Massimo, e praticamente il senso della chiamata era quello di dedicare tutta la mia vita all'insegnamento dell'autoconoscenza, cioè dell'imparare a conoscere se stessi profondamente a livello non solo mentale, intellettivo, ma soprattutto spirituale, perché il livello spirituale aiuta ad aprire il cuore e a diventare compassionevoli e cooperativi con la società, con gli altri esseri umani, con gli animali, con le piante, con la risorsa pianeta, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che Gaetano Pedulla è una persona che è stata chiamata attraverso eventi straordinari a servire il divino e a insegnare nel mio piccolo, nel suo piccolo, il lavoro interiore che è una modalità per conoscersi, per imparare a manifestare amorevolezza nel quotidiano. Ecco, non potrei definirmi con parole diverse, Massimo. Certo, no, ma guarda, sei stato molto chiaro. Quindi conoscere se stessi vuol dire anche poi, come dire, di conseguenza rispettare meglio il prossimo. Molto meglio il prossimo, perché è chiaro che se io, diciamo, dentro di me, non so affrontare la paura e quindi la paura mi domina e mi porta ad assemblarmi, a mettermi di fronte al supermercato e a finire tutti i beni di primaria, di prima importanza. E non li lascio agli altri, magari a quelli che non sono fortunati ad avere un corpo come il mio, che magari sono più grandi di età. Non penso tanto agli altri in quel momento. In quel momento è la paura che mi sta pilotando in modo assolutamente automatico. Sono come uno schiavo di un impulso interno di cui non sono affatto consapevole. Per cui imparare ad avere a che fare con quello che accade dentro è poi anche la molla per poter agire esternamente in modo etico, in modo cooperativo e comprendere anche la paura negli altri e sentire compassione ed essere magari di aiuto. Per aiutare anche, cioè, gli altri ad affrontare meglio i propri stati, in generale, senza giudicare, capite, in modo negativo quello che gli altri stessi possono vivere. Quindi diciamo che l'autoconoscenza è un qualcosa che ci aiuta a essere, etici, a operare per il bene comune, a cercare di
cooperare con quelle che sono tutte le persone, non solo ora che c'è un'emergenza, in qualunque momento della vita, anche quando non c'è un'emergenza come questa, che purtroppo sta creando diversi problemi. Certo, certo. Quindi, come si suol dire, spirito di altruismo. Sì, spirito di altruismo, che uno dice... potrebbe avere anche, no, dice, ma io posso cercare di essere altruistico semplicemente cercando di essere etico, quindi di aiutare il prossimo, di non dire falsa testimonianza, di non diciamo uccidere, di non maltrattare, di non ingannare, di non tradire, di non, ecco, tutti quelli che potremmo vedere, no, come quel modus operandi di una vita etica sintetizzata nei 7 comandamenti, no, che Gesù ci ha lasciato attraverso le scritture. Io potrei anche pensare di fare solo questo. Solo qual è il problema, Massimo? È che a volte i problemi di vita sono talmente grandi che anche se io voglio essere etico e rispettare, diciamo, certi comandamenti o certe proprio in realtà regole di vita basica, di sana convivenza, non ci riesco. Perché non ci riesco? Prendiamo ad esempio quello che è successo adesso nei supermercati a Roma ultimamente, specialmente al sud, perché al sud non era percepita come un'emergenza, centro-sud non era percepita come un'emergenza, diciamo il coronavirus, la maggior parte di gente si è asserragliata, come era successo un paio di settimane prima al nord, nei supermercati, accaparrandosi tutte le risorse e lasciando senza risorse magari delle persone che avevano davvero bisogno. E questo è un atteggiamento etico? Sono cattive le persone che agiscono in questa maniera? No, sono solo impaurite. Ma magari molte di quelle persone impaurite vogliono comportarsi bene, vogliono fare del bene, ma la paura è talmente potente che domina in quel momento la persona e la porta a fare un'azione assolutamente squilibrata. E questo in realtà succede in generale spessissimo nella vita. Quindi io voglio ma non posso, nel senso che se non lavoro su certi disagi interiori non posso garantire un atteggiamento etico e quindi prima o poi sarò aggressivo, sarò dominato dall'aggressività, sarò dominato dall'avidità, sarò dominato da una serie di stati che in fondo ogni persona ha dentro, solo che se li trascura, se non se ne prende cura, questi stati poi non fanno altro che indurci a fare delle azioni e noi non ci rendiamo conto. Dopo diciamo, ma che scemo, mi sono affrettato ad andare a comprare tutta quella roba, ma che serviva? Perché? Esatto. Perché? A quale scopo? Esatto. Quindi praticamente, diciamo che con questa tua esperienza che hai avuto, ora ti senti di aiutare il prossimo, no? a fare, come dire, un lavoro interiore. Con tutti i miei limiti, cioè io non è che mi sento, cioè ci tengo a precisarlo al pubblico e anche con te, io non mi sento superiore agli altri, mi sento nella stessa barca, cerco di fare del mio meglio, ecco, al di là dei miei difetti, delle mie limitazioni, che appunto che ci sono tutte, sono appunto un essere umano, non mi reputo al di sopra di nessuno. Comunque sì, cerco di percorrere questa linea, sì, di aiutare il prossimo e conoscendo e prendendomi cura di quello che accade dentro riesco a farlo molto meglio, perché è difficile quello che sta dentro di me, anche in casi diciamo di emergenza mi domini e quindi mi faccia commettere delle sciocchezze di cui poi mi pento, perché poi è quello il problema, sai Massimo, perché in fondo è difficile poi gestire le situazioni quando vengono dal di dentro e sono talmente forti che ci schiacciano, ecco, tutto lì. Quindi sì, cerco di andare in questa direzione. Certo, certo, certamente. È chiaro, io ricordo intanto a chi ci ascolta, questa è Rete Saris, radiosaris.it, una edizione straordinaria di Spazio Aperto dedicata alla situazione che stiamo vivendo. Cerchiamo di fare un discorso molto più generale, ecco, come si può dire, la situazione, vederla dall'alto in tutti i suoi aspetti. In collegamento telefonico abbiamo Gaetano Pedullà, che con questa sua esperienza che ci ha raccontato adesso diciamo si sente di aiutare il prossimo o comunque cerca di dare il suo contributo. Naturalmente, ecco, tutto questo potremmo vederlo come un discorso, come un lavoro di volontariato, Gaetano, da parte tua, cioè voglio dire a costo zero, diciamo, ultimamente purtroppo se ne vedono, almeno sottoscritto una vista di tutti i colori. Allora ecco, vorrei precisare, perché infatti la gente ha sempre paura che poi ci sia sempre qualche interesse, no, se uno fa qualcosa. Invece vorrei spiegare alle persone che c'è anche chi che fa veramente
puro volontariato, se non altro per spirito di servizio, perché lo sente come una missione, insomma, indipendentemente da questo Dio denaro, che vediamo come sta portando il pianeta, a che situazione deleteria. Prego, Gaetano. Eh sì, esattamente. E a questo punto, come tu mi invitavi del resto, naturalmente a inizio dell'intervista, mi piacerebbe appunto proprio spiegare la mia visione delle cose, di quello che sta succedendo adesso nel mondo e quindi di conseguenza anche in Italia. Io incomincerei dicendo questo, che l'essere umano si trova in una fase evolutiva storica, in cui ha praticamente scoperto la razionalità, l'utilizzo della ragione, di conseguenza la scienza, lo sviluppo tecnologico, e in questo si è sentito, diciamo, confortato dai risultati di riuscire comunque a controllare molti processi, fino a creare dei veri e propri processi concatenati e comunque produttivi, come vediamo e leggiamo dalla storia nel periodo dell'industrializzazione fino ai tempi di oggi, dove addirittura ormai l'intelligenza artificiale è diventata una realtà, no? Che in alcuni casi è anche molto utile, come abbiamo visto nella gestione delle emergenze in Cina. Per cui l'essere umano è in una fase di enorme sviluppo tecnologico, scientifico, cognitivo da un punto di vista, diciamo, intellettivo, però in questo processo c'è un eccesso diciamo, atteggiamento di poter fare tutto, di poter conquistare qualsiasi cosa, di poter raggiungere qualsiasi risultato, di poter fare quel che vogliamo indipendentemente dalle conseguenze e indipendentemente dal mezzo. Quindi diciamo che c'è sia una ricerca del risultato, costi quel che costi, sia un arrivare a un risultato anche buono, ma non importa i mezzi. Quindi io posso calpestare gli altri, l'importante è che il fine sia buono. E l'uomo sostanzialmente sta diventando arrogante, sta diventando prepotente e sta giocando sostanzialmente a fare Dio. Quindi si permette di costruire praticamente armamenti, investe una quantità enorme di denaro, adesso io non ho delle statistiche alla mano, siete molto più bravi voi, appunto giornalisti, a riportare le notizie in modo corretto, ma c'è una gran parte, un gran insieme di risorse economiche che viene investito giornalmente per gli armamenti. E questi armamenti quali sono? Innanzitutto le bombe nucleari. Quindi c'è un investimento che l'essere umano ha fatto sul nucleare senza conoscere, aver fatto uno studio approfondito di tutte quelle che possono essere le conseguenze di questi esperimenti, che è una delle basi di una scienza sana. Una scienza sana deve valutare tutto l'impatto nel lungo periodo di quello che può essere una tecnologia o l'utilizzo di certe forme di ricerca, di certe forme di energia, scusate. Ecco, per cui molte cose ancora non le sappiamo, le scopriremo in futuro, la nocività, ma già è sotto gli occhi di tutti, no? Tante, a parte gli armamenti nucleari, che ci sono stati diversi incidenti, ma anche le stesse centrali nucleari. Sappiamo bene quello che è successo a Chernobyl, sappiamo bene quello che è successo a Fukushima e sappiamo anche di alcuni, ripeto, test atomici fatti in mezzo all'oceano che hanno avuto degli effetti terribili e che hanno tuttora degli effetti terribili. Ecco, ma ci sono anche altri effetti che noi ignoriamo completamente. Se poi vogliamo vedere l'arroganza dell'uomo da un'altra prospettiva, vediamo lo sfruttamento minerario, nel senso che intere montagne, luoghi paesaggisticamente meravigliosi sono stati deturpati senza alcuno scrupolo e senza nessun rispetto di quella che è la natura, riducendo in povertà la popolazione locale e avvelenando le acque e tutte le risorse del territorio. Io stesso sono stato più volte in Messico, in diversi luoghi che soffrono di sfruttamento minerario, ecco, e ve lo assicuro, è una cosa terribile a vedere la gente che soffre, che l'acqua è avvelenata, altro che l'acqua che abbiamo noi. L'acqua che abbiamo noi è sanissima in confronto a quella che hanno loro. Quindi questo è per spiegare un altro fenomeno. È la fame nel mondo. Ci sono 820 milioni di bambini, secondo le ultime statistiche, che sono morti nel mondo, e molti in Asia,
alcuni in Africa, una parte minore in Africa e poi nel resto del mondo pochi altri, ma comunque sono 5 bambini ogni minuto. Ecco, e per non parlare dell'incuria che l'uomo ha verso l'inquinamento, verso il disboscamento per creare spesse volte dei pascoli, quindi la produzione eccessiva di carne. Sì. Per carità, io non sono contro chi mangia carne, io reputo che chi si sente di mangiare carne fa benissimo, purché rispetti, ecco, purché sia fatto con rispetto, tutto va bene se è fatto con rispetto, ecco, e con criterio. Ecco, però c'è una condizione dove l'uomo praticamente crede di essere Dio e sfrutta il pianeta Terra senza alcuna riserva. Fra le varie armi ho citato, mi sono dimenticato di dire che ci sono anche, oltre a quelle atomiche, quelle chimiche e anche quelle biologiche. Ora noi non sappiamo se quello che è successo in Cina e se quello che sta succedendo in Europa è partito da certi esperimenti oppure no. Ci sono tante teorie che è inutile che adesso andiamo a perdere tempo su questo, su questo concetto, ma è interessante vedere, leggere quello che sta succedendo come un'onda di ritorno dell'azione che l'uomo sta facendo verso la natura. Ebbene, adesso cerco di spiegarmi. L'uomo, come ho espresso pochi minuti fa, ha un atteggiamento arrogante, prepotente, egoistico verso il pianeta Terra, verso i propri simili e alla fine verso se stesso, perché che ci fai di un pianeta che poi non può più abitare? Che senso ha vivere in un pianeta se poi non puoi viverci? Quindi è un'assurdità, secondo me. Comunque, l'uomo ha, perlomeno nelle gerarchie più alte della società umana, ha un atteggiamento predatorio. Che cosa accade? Siccome però poi l'uomo non è Dio, e la natura, i pianeti, le forme di vita obbediscono a delle leggi macrocosmiche che diciamo, portano e diciamo, stimolano la vita nell'intero macrocosmo. Quindi in questo nome è un puntino di un deserto e il deserto è una goccia di un oceano e questa goccia di un oceano a sua volta è un altro puntino di un deserto ancora più grande. Quindi proprio noi non siamo nessuno e abbiamo la pretesa di controllare il tutto. Questo è ridicolo. E quindi che cosa accade? Che se, nel momento in cui l'uomo aggredisce il pianeta Terra, è l'uomo il virus peggiore del pianeta Terra. È l'uomo che sta distruggendo tutte le forme di vita senza pietà. E allora a questo punto riportiamolo al corpo umano. Cosa fa il corpo umano quando c'è un virus all'interno che tende a distruggere gli organi? Il corpo umano, se noi studiamo bene i libri di scienza, io adesso non sono un medico, ma un po' di conoscenze ce l'ho, il corpo umano genera degli anticorpi e una serie di reazioni interne tale da contrastare questo virus. E che cosa sta accadendo? Che in fondo, se noi vogliamo leggere fra le righe, quello che sta accadendo adesso purtroppo con questo virus che è terribile, ci sono tante persone che soffrono e veramente mi piange il cuore a sentire le notizie che avete appena condiviso, ma purtroppo la situazione è questa. Quello che accade è che virus, mutazioni genetiche, sono semplicemente conseguenze di azioni che fa l'uomo. Quindi, se l'uomo è arrogante, la natura si difende, genera delle soluzioni che tendono a diciamo, abbattere il virus essere umano. E quindi ecco che certi agenti come il coronavirus, ma anche altri agenti che potrebbero venire attraverso le mutazioni climatiche, che sono comunque sempre causa del nostro comportamento, eventuali avvenimenti naturali di qualsiasi tipo, cataclismi di qualsiasi tipo, non sono altro che l'effetto di una causa che è solo, diciamo, generata dall'uomo, cioè l'uomo non rispetta il pianeta. E chiaramente la natura si difende da questo predatore che non ha pietà. Ecco, per Sì. Sì, cui sostanzialmente è un principio di causa-effetto massimo. Io la vedo così. esattamente. Cioè, il discorso è logico, in effetti. Noi siamo il vero virus e non è escluso che il pianeta inizi ad andare in qualche farmacia sparsa nell'universo e vada a comprare gli antibiotici. L'ho buttata un po' così pitturata, ma il concetto, per capire bene il concetto, se il pianeta prende gli antibiotici può farci fuori noi e vagli a dare torto dopo quello che hai elencato, fame nel mondo e test Sì. atomici, inquinamento, aria, acqua, eccetera, eccetera. Sì, l'essere umano crede di poter fare tutto, ha questa affrontatezza
e in realtà non sa che, ripeto, è un puntino, di un puntino, di un puntino, di un puntino, di un puntino, e forse poi c'è l'uomo. Quindi, Certo, ecco, sai, però non. sai che mi vengono in mente gli Indios d'America, no? Che vivono lì tranquilli nelle loro foreste e l'uomo bianco li va a bruciare la propria casa. Ho visto delle immagini, ad esempio, dove ci sono le multinazionali che fanno passare davanti anche a delle abitazioni, delle condutture dove all'interno passa petrolio o gas, insomma, proprio davanti ai cancelli. Non mi ricordo, qualche anno fa ho visto questo filmato, so che era per televisione, non mi ricordo che canale, ma mi è rimasto molto, molto impressa questa cosa qui, mi ha colpito parecchio. Sì, ma no, non c'è il minimo rispetto. Noi andiamo spesso in Brasile, e in Brasile la situazione è terribile. Siccome va molto di moda il churrasco brasiliano in tutto il mondo, praticamente il numero di pascoli che servono per poter sia sfamare la domanda interna e sia anche le domande esterne, per poter praticamente stare appresso a tutte le richieste e quindi avere guadagni enormi. Che cosa viene fatto? Vanno in Amazzonia, bruciano praticamente una parte dell'Amazzonia e poi in pratica la utilizzano come terreno da pascolo. Poi, siccome viene sfruttata tutta, devono bruciare un'altra parte. Insomma, alla fine della fiera, praticamente adesso non mi ricordo se ogni giorno o ogni ora vengono bruciati l'equivalente di 3 campi da calcio a 11, ogni ora. Di foresta amazzonica, per dirti il grado proprio di incuria e proprio di sfacciataggine dell'essere umano. Ecco, per cui ecco, secondo me la lettura proprio fra le righe più da un livello più alto è questa. Poi, indipendentemente dal fatto che poi l'uomo ha anche investito, fra l'altro, nell'elaborazione di armi biologiche, cioè, Sì. ecco, questo anche. Poi adesso noi non sappiamo se anche in questo caso è così, però sta di fatto che comunque anche questo dà da pensare, no? Tutti pensavano che all'inizio fosse stata colpita la Cina, ci fosse stata un'intenzione volontaria di colpire la Cina. Beh, se davvero fosse stato così, e questo non lo possiamo sapere, è soltanto una delle tante ipotesi, è curioso vedere che adesso la Cina ne sta uscendo in modo costruttivo. Si riprenderà probabilmente in fretta, anzi avrà un maggiore slancio economico anche perché ha saputo elaborare una soluzione comunque in breve tempo, e invece in Europa e negli Stati Uniti si profila probabilmente una situazione molto peggiore anche perché sia l'Europa, lo vediamo noi in Italia, ma anche gli altri non si sono preparati a questo virus, che poi è questo in fondo il problema. Se uno non si prepara è inevitabile che si dilaga, per questo bisogna stare a casa. Ecco, per cui, come diciamo, ammesso che sia vero che qualcuno ha favorito e ha voluto colpire la Cina, ma alla fine diciamo che l'Occidente opulento, che magari le cause farmaceutiche che si sono arricchite, che poi andranno in intrighi, ecco, per cui questo poi lo vedremo, la storia ci darà tutte le risposte. Ecco, per ora è solo, ecco, un'ipotesi, no? Sì, siamo su delle ipotesi che però partiamo, questo lo dico io, da dei dati certi, no? Perché se noi vediamo in autunno la situazione era molto, dal punto di vista economico, andava molto bene nell'emisfero asiatico e invece non bene negli Stati Uniti. Adesso, oggi, è l'esatto opposto. Allora mi domando, ma insomma, cosa è successo? Ecco, voglio dire, poi si parla, fatalità. Sentivo non tanto tempo fa, tra 3-4 giorni fa circa, che su una emittente televisiva All News, che ci sono già delle case farmaceutiche americane che sembra che abbiano già pronto il vaccino e quindi da qui intuisco un enorme business. Poi, però, guardando dall'alto sempre questa situazione, voglio dire, questa cosa che epidemia, se qualcuno l'ha provocata appositamente,
Forse gli è sfuggita di mano, è diventata incontrollabile. Io dico, chiunque sia stato che abbia fatto questo, chissà che gli ritorni al mittente, e mi fermo qui. Esatto, potrebbe essere anche così. Comunque, in generale, l'uomo, infatti, ha un atteggiamento predatorio, crede di poter controllare gli elementi naturali, crede di poter fare tutto quello che gli pare e alla fine perde il controllo. Ecco, sostanzialmente è proprio così. È questo, non si può avere un atteggiamento così arrogante con gli animali, con le piante, con le persone. Questo poi ha degli effetti disastrosi, soprattutto su chi è arrogante, poi anche sugli altri, che magari oltretutto appoggiano a chi è arrogante inconsapevolmente. Quindi è proprio questo, cioè nel momento in cui noi abbiamo un atteggiamento aggressivo, arrogante, questo per delle leggi superiori torna indietro. Ecco, questo io lo posso dire semplicemente per l'esperienza mistica che ho vissuto, per la conoscenza di leggi superiori che appunto mi hanno permesso ad accedere a stati di gioia, di estasi e di felicità inimmaginabile. Quindi per me è una certezza, chiaro, non posso convincere le persone di queste cose che sto dicendo, ma in realtà se fai del male ti torna del male, ecco, voglio dire, non è che viene detto da millenni, quindi no, non è una cosa nuova, per cui ecco, l'uomo si trova secondo me in questa fase, ecco, ma non è tutto mal quel che nuoce, ecco, qui io vorrei un attimo andare avanti su questo aspetto, nel senso Sì. che perché anche se l'uomo è prepotente e la sua prepotenza no, rischia di distruggerlo, e cioè l'uomo diventa sostanzialmente vittima delle sue azioni non etiche, vittima di se stesso, tuttavia quello che sta succedendo adesso e che noi lo stiamo sperimentando soprattutto in Italia, ma credo che già gran parte dell'Europa si sta organizzando in modo simile, è questo raccoglimento in casa. Questo raccoglimento in casa, il non poter uscire, il non poter fare, il non poter interagire come siamo abituati, da una parte lo possiamo vivere in modo terribile, no? Perché sono in casa, non mi posso muovere, non posso fare quest'altro, non mi sento libero, mi sento recluso e quindi diciamo, lo avverto come una limitazione negativa. Ma in realtà, ecco, un'altra cosa che io posso dire anche in base alle mie esperienze, che ripeto, non posso convincere nessuno, ma per me è certezza assoluta, quello che posso dire è che dietro a un male c'è sempre un grande bene, c'è sempre una grande luce. E la grande luce che c'è nel fatto di rimanere in casa è proprio che la gente ha bisogno di decelerare i propri ritmi, la gente ha bisogno di imparare a vivere in un modo salubre, ha bisogno di uscire da questa modalità di vita robotica, compulsiva, dove la maggior parte della giornata la passiamo da stare in macchina a parlare con quello, a fare quell'altro, a fare cose e non ci prendiamo uno spazio invece proprio per avere un recupero, un minimo di contatto con noi stessi. Non dico delle ore, dico qualche minuto, no, non esiste qualche minuto, che sei matto? Se mi prendo qualche minuto non posso fare questo, non posso fare quest'altro, poi non riesco a finire tutto quello che devo fare. Insomma, alla fine, in pratica, diventa un qualcosa che è ingestibile, ecco, che è assolutamente ingestibile. Per cui questo che sta accadendo è un'occasione importantissima per imparare in pratica, a prendersi degli spazi, a dare spazio a quella che è anche la nostra anima, il nostro stare in raccoglimento, il sentire veramente chi siamo, cosa vogliamo, in che direzione vogliamo andare, se le priorità di vita che abbiamo stabilito sono quelle di cui abbiamo veramente bisogno. Ecco, è questo insomma, secondo me, Massimo. È quindi è un'opportunità in questo momento che ci possiamo giocare in tutti i modi, affrontare le difficoltà, per esempio parlavamo della paura che in questo periodo regna sovrana presso molte persone, c'è il modo di affrontare la paura,
C'è il modo di prendersene cura, di non farsi dominare, di non farsi abbattere dalla paura. Bisogna solo muoversi nel modo intelligente per poterlo fare. E invece noi dobbiamo essere dei robot che agiscono costantemente senza mai fermarci. Ma allora è chiaro che così si fanno un sacco di fesserie, per cui uno non è più consapevole di quello che fa, di quello che pensa. Lo fa perché lo deve fare, lo fa perché è così, lo fa perché lo dice qualcun altro, lo fa perché è un'abitudine. Uno non sa più quello che vuole. Non sa più perché sta in questo mondo, non sa più che in questo mondo ci sta per esprimere amore, e in realtà poi passa una vita a fare 8 milioni di cose e scopre che non ha fatto mai niente con il cuore e quindi non ha imparato nulla. Come si può sentire una persona che, no, che torna nel cielo, che non ha dato nulla, che non ha vissuto niente con il cuore? E invece stiamo in questo ritmo, in questo ritmo, in questo ritmo, in questo ritmo, sempre veloce, sempre questo altro impegno, un secondo impegno, un terzo impegno. È una cosa ansiogena. Eh sì. E Ecco, non è vita, non è vita, quando. quindi sì, ti ascolto. No, solo per precisare, no? E quando si sente dire: ma mi sento vuoto, vuoto oggi, proprio non ho giornata, mi sento un vuoto dentro. No? Ecco, quante volte si sente dire, no, questo ritornello? Quindi potrebbe essere la risposta, cioè la risposta può ricer essere ricercata da questo discorso, da questa spiegazione che hai appena fatto, giusto? Sì, l'uomo deve ritrovare se stesso, l'uomo si è perso, perché poi alla fine se tu indaghi la nostra vita, ma io perché corro tutto il giorno? Perché? Perché devo generare l'economia necessaria per fare delle cose in cui di nuovo spendo soldi e poi ne devo generare degli altri per sopravvivere, ma quello che sto facendo lo sto facendo con amore, lo sto facendo perché fa bene alla comunità. Lo sto facendo nell'interesse pubblico, collettivo, o lo sto facendo perché non c'è nient'altro di meglio da fare? Quindi voglio dire, tante volte non è possibile ovviamente scegliere quello che si fa, quindi è chiaro che uno fa quello che può, ma diciamo che neanche ce la poniamo una domanda come questa tante volte. Quindi quando una persona si mette a fare un lavoro che dice lo faccio perché lo sento che devo farlo, come una missione, mi viene in mente ad esempio, non so, ad esempio Emergency, no? O cose di quel tipo, che lo fa indipendentemente dal denaro. Quindi ha molto valore questo su una persona. Certo, assolutamente, perché comunque è fatto per amore. Poi anche lì bisogna però trovare la giusta misura, perché anche lì nel dare amore è importante non cadere nell'eccesso di praticamente diventare fanatici dell'amore. Può accadere Esatto, anche c'è anche quello. quella, esatto, c'è anche quell'aspetto che è molto interessante, ecco, sottolinearlo. Infatti ti ringrazio che hai toccato anche quel discorso. Ecco, se vuoi completare. Vabbè, perché è semplice, se no è Dio prima di Dio, perché in realtà per fare un qualcosa che faccio con passione, siccome voglio arrivare a tutti i costi a un obiettivo, non importa i mezzi che uso e quindi il fine giustifica i mezzi. E invece il fine, in verità, non giustifica mai i mezzi, non giustifica mai i mezzi. Perché? Perché anche se io non raggiungo il risultato, non è importante, quello che è importante è che quello che io faccio, lo faccio con il cuore, lo faccio con passione, ma non in modo compulsivo o in modo poi da diventare un fanatico, come spesso nel passato, nelle epoche passate, anche insomma nei grandi movimenti di pensiero, anche in alcune religioni, ecco, l'uomo un po' è caduto in questo meccanismo. Per cui bisogna saper aiutare, bisogna saper aiutarsi con equilibrio, con centratura, e questo lo si può fare solo se uno è presente a se stesso e quindi non si fa, non si deve, uno non si dovrebbe mai far risucchiare dalla vita, non si dovrebbe mai far risucchiare da tutti quelli che sono gli impegni di vita, perché il fine non giustifica i mezzi, non è che siccome devo sopravvivere allora sono uno schiavo, perché in realtà questo siamo. Siamo schiavi di un sistema, di un modo di vivere e non sappiamo il perché. E quando lasciamo il corpo fisico, ve lo assicuro perché io ho vissuto certe esperienze, posso parlare ovviamente a nome mio, quindi ovviamente non impongo
non posso imporre una mia visione, ma quando, da quello che io ho vissuto e ho potuto sperimentare, quando si lascia il corpo fisico non c'è scampo, perché se non si è espresso amore e non si è fatto con passione, con una passione equilibrata, ciò che siamo chiamati a fare, è un grande dolore al nostro cuore che difficilmente riusciremo a calmare, difficilmente, richiede molto molto tempo. Ed è peccato, perché la vita è meravigliosa. La vita non è fatta per avere il successo, per diventare famosi, per fare soldi, per avere gli oggetti. Sì, si possono anche avere gli oggetti, si possono anche avere i soldi, non è che uno si deve sentire male, Silvia, ma la vita è soprattutto una scuola per imparare a esprimere amore. Quindi se uno non vive questo e si lascia risucchiare da un ritmo assurdo, è chiaro che poi vive in modo inconsapevole. E quindi certi eventi come quello di adesso, che sta succedendo in Italia con il virus, ci riporta a dover stare fermi e quindi io lo vedo proprio come una grande possibilità che le persone hanno proprio di ritrovare se stessi, ma non solo, ritrovare anche la famiglia, perché oltre a non trovare se stesse le persone non si ritrovano nemmeno con la famiglia, cioè uno diventa uno sconosciuto con le persone in casa, perché è talmente accelerato che manco. No, è verissimo, in casa non si parla, c'è come un muro, no? I figli da una parte, i genitori dall'altra, o anche tra stessi genitori, voglio dire, c'è proprio, come si può dire, dei sensi unici, ognuno ha la sua strada e non c'è colloquio, non ci si parla in casa, è vero questa cosa? Sì, e quindi è tutto legato a un modo di vita assolutamente, ripeto, inconsapevole. Quindi secondo me questa è un'opportunità enorme proprio di riflettere, di stare con noi stessi, di meditare, dedurre se questa è la vita che vogliamo per noi, per i nostri figli, se questo è ciò che ci sta bene. E dici, ma sì, ma come fai? Non c'è alternativa. Ma non è vero, l'alternativa può iniziare da noi. Non è che dobbiamo fare chissà che cosa, non dobbiamo impugnare le armi o fare chissà che cosa, è semplicemente incominciare a stabilire un atto di coscienza verso noi stessi e poi verso gli altri. Quindi prendere proprio coscienza di quello che sta accadendo, di noi, prendere posizione nella realtà, ma senza, capito, senza atti folli o atti stupidi. Ecco, quindi si può fare molto. Intanto incominciare in questo momento a imparare a stare da soli, imparare ad affrontare certe difficoltà, soprattutto nello stare fermi e nel non avere i soliti come dire, ciucciotti o le solite modalità di sfogo, no, che la vita ti offre con tutto questo tran tran robotizzato. Ecco, io penso questo, Massimo, è un'opportunità, poi dipende da ognuno ovviamente. Certo. Ma io volevo così in conclusione, no, farti questa domanda, è una mia, diciamo, considerazione che poi diventa anche la stessa domanda, perché ti chiederei un tuo parere, no? Quanto bello sarebbe guardare, attento, guardare la vera, tra virgolette, la vera televisione, no? Cioè il televisore. E all'interno del quale si vede la televisione e cosa trasmette, no? E una tra le più belle televisioni, il più bel canale, il più bello del mondo è prendere una sedia, sedersi ad esempio su un prato e osservare una bellissima pianta albero, potrebbe essere questa pianta un albero maestoso che a guardarlo sembra che ti dia energia, no? Ecco, quale miglior televisione, canale, diciamo, ci potrebbe essere in alternativa? Nessuno, quello è il miglior canale, cioè uno si dice incomincio a osservare anche le piccole cose, una bellissima pianta dove vedo tutta la vita attorno ad essa, poi immagino tutte le varie caratteristiche che la pianta può avere in base al cambio di stagione, poi dico mi piace questa televisione, questo canale, sto ancora seduto per qualche altro giorno, una settimana, mesi, e vedo anche il cambio poi di stagioni, delle stagioni attorno a me, no? Quindi la pianta, questa pianta maestosa che cambia colore, cadono le foglie e poi magari si imbiancano d'inverno con la neve. Ecco, cioè, abbiamo perso questa bellissima abitudine di guardare la vera televisione,
piuttosto che stare seduti su una sedia, magari anche scomodi, e guardare il Grande Fratello o queste cose qui. Dico Grande Fratello per dire, insomma, quella che è la televisione di oggi, degli anni di oggi. Ma infatti questo fa proprio parte di tutto l'insieme di fattori che ci portano a un tipo di vita robotica che come unico scopo ha quello di aderire a un insieme di aspettative che la società appunto ha verso di noi. Ecco, per cui un certo ideale di successo, una certa idea, no, di quello che vuol dire realizzare se stessi, mentre invece quale realizzazione migliore c'è che starsene veramente in un prato e osservare una cavalletta che si poggia su una foglia, che incomincia a scuotere la sua testina, sentire la brezza del vento mentre questo accade, o scorgere le formiche che in un tronco di albero piano piano cominciano a muoversi e vedere tutto il divenire di questa realtà. È uno spettacolo continuo che ci rapisce e che gradualmente ci porta in uno stato di pace, di tranquillità, di unità, soprattutto di unità, unità profonda, amorevole con quello che sono gli elementi naturali. Quindi hai ragione al 100% su questo aspetto. La natura è una chiave di accesso impareggiabile, che l'uomo purtroppo sta scacciando. Si vedono sempre meno alberi nelle città, sempre meno. Infatti, purtroppo, perché si ammalano perché l'albero ha bisogno di un habitat diverso e quindi si sente probabilmente non è l'habitat giusto per gli alberi. Poi certo bisognerebbe studiare bene la situazione anche in questo caso per dare delle risposte più precise, ma sta di fatto, osservandolo come un dato, questo è certo, nelle città ci sono molti pochi alberi, quindi l'uomo invece ha bisogno della natura, ha bisogno del contatto con la natura e con se stesso, perché la natura ci riporta a noi stessi a quello stato di pace, di unità, che ci fa sentire e ci dà il preludio di quella pace più alta, che è quella che ci appartiene a tutti. E allora uno si rende conto, ma che me ne importa se raggiungo quell'obiettivo? Ma che importa se io sono il migliore? Ma che l'importante è che io insegni ai miei figli il rispetto, l'amore, insegna ad amare, insegna nelle cose proprio importanti dell'esistenza. I risultati, vabbè, se c'è bene, se no sarà quel che sarà. Ecco, invece noi abbiamo una folle corsa a dover realizzare, a dover fare, a dover essere, come se il risultato dice chi sono io. Il risultato non dice chi sei, dice quello che fai sì, è anche un effetto di quello che sei, ma non descrive al 100% quello che sei. Non è che se tu hai successo allora sei una persona credibile, non è detto, affatto, vediamo l'esempio massimo, no? Perlomeno io lo vedo come un esempio massimo, Cristo quando è morto è rimasto praticamente largamente inascoltato, solo un pugno di persone ha continuato a combattere questioni di vita o di morte per quello che diceva lui, però l'amore che ha trasmesso, quello che ha dato, è una cosa inimmaginabile. Poi che molti l'hanno tradito, pazienza, non è importante il risultato, non è importante che sia stato ascoltato da tutti, tanto magari non lo potevano nemmeno capire, non si possono forzare certe cose, e in realtà però la semina ha funzionato, comunque in qualche maniera tanta gente nel proprio cuore ha recepito il messaggio e comunque nel mondo di oggi ci sono tante opere belle in atto, ecco, non è che ci sono solo cose negative, c'è tanta gente che vuole cambiare. Chiosatti, almeno 10 milioni al mondo vuole un mondo veramente diverso e si adopera attivamente, non solo passivamente. Le persone che vogliono cambiare il mondo o vorrebbero un mondo diverso sono centinaia di milioni probabilmente, se non miliardi, ma le persone che si adoperano fattivamente sono almeno una decina di milioni. Quindi insomma non è tutto da buttare, non è tutto negativo, anche quello che sta succedendo è un'opportunità impareggiabile proprio per ritrovare questa spinta dal di dentro e essere un pochino più consapevoli, avere più consapevolezza proprio su quello che vogliamo e sulle priorità di vita. Ecco, io la mia riflessione profonda su quello che sta accadendo è questa. In fondo, e qui finisco, Massimo, non vi annoio più con le mie lunghe, condivisioni. In fondo quello che sto dicendo, quello che sta accadendo,
è stato previsto da tanto tempo. In tutte le profezie, comunque antiche, nuove, se andiamo a vedere l'Apocalisse di San Giovanni, ma anche le profezie di Nostradamus, quelle di Padre Pio, i messaggi segreti, i messaggi che la Madonna ha rivelato ai veggenti di Lourdes, di La Salette, di Fatima, Karamandal. E Medjugorje, di nuovo a Fatima nell'89, tutti i messaggi che la Madonna ha mandato parlano che l'uomo si troverà in una situazione di difficoltà, di tribolazione, dove sarà vittima del proprio egoismo e che appunto vivrà epidemie, guerre, cataclismi, sconquassi di ogni tipo e alla fine verrà un nuovo cielo, una nuova terra. Annunciati da Gesù Cristo che ritornerà per la seconda volta. E per cui quello che noi stiamo vivendo adesso, anche se non è un'epidemia come la peste bubonica, ma comunque ha degli effetti deleteri, soprattutto sul sistema sanitario che non è in grado di gestire le emergenze, e comunque è comunque una grave forma virale. Ecco. Ripeto, anche qui non sono medico, però insomma i dati credo che siano sotto gli occhi di tutti. Certe cose sono state ampiamente predette, ecco. Quindi l'uomo, quello che vive oggi, in fondo era stato predetto 2000 anni fa, ma poi verranno tempi migliori, bisogna cercare ognuno di trovare se stesso, di operare per un bene collettivo e se si fa questo si può dare spazio a un futuro migliore ed evitare tanti, 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 tanti problemi inutili che potrebbero essere tranquillamente evitati se tutti fossimo più cooperativi, più aperti di cuore e più insieme, soprattutto più uniti, più insieme, ecco. Allora, Gaetano, potremmo concludere dicendo così: cerchiamo di preparare il terreno per un futuro migliore, sensibilizzare quindi i mass media. E un'ultima cosa ancora, perché mi metto nei panni del pubblico, magari qualcuno può dire sì, ma noi cosa possiamo fare? Ecco, diciamo che non si guarda, chiedo, perché potrei anche sbagliarmi, non si guarda la quantità, ma se non altro si guarda quello che uno cerca di fare, anche se ha fatto una virgola, ma però l'ha fatta con tutto il cuore, quello penso che abbia un valore molto di più che uno che abbia fatto magari tanto in maniera, diciamo così, sbagliata. Sì, quello che si può fare adesso, proprio in termini concreti, cioè che può fare ora una persona, beh, sono due le cose, secondo me, che si possono fare. La prima è rivolta a noi stessi. E allora, il primo suggerimento è articolato in questa maniera. Cerchiamo di trovare degli spazi dove proprio stiamo senza fare niente e magari approfittiamo per alcuni minuti proprio a sperimentare di rallentare il respiro. Magari se di fronte a un albero, come suggerivi tu prima, ancora meglio. E fare proprio un esercizio di questo tipo, proprio a sviluppare unità, amorevolezza, sintonia con madre natura. Questa è una prima cosa. La seconda cosa riguardo noi stessi è gestire l'emergenza, cioè che vuol dire? Ho paura, ho ansia, sono arrabbiato, ho degli stati di disordine interiore, non so come gestirli. Che posso fare? Ecco, a parte quello che ho detto nella prima parte, cioè di fare delle piccole respirazioni, la cosa invece più significativa che possiamo fare è sfogare questo stato di frustrazione senza coinvolgere nessun essere umano e nessuna creatura vivente, quindi piante, animali, bambini, uomini, donne, eccetera, eccetera, e dare sfogo alla frustrazione. Come posso dare sfogo a uno stato di frustrazione? Ma guardate, si può fare in tanti modi. Si può fare praticamente spaccando la legna, si può fare in pratica, se uno è proprio molto arrabbiato, sfogarsi su un cuscino, senza farsi sentire, senza farsi notare da nessuno. Se uno ha tanta, tanto, tanto disagio, provare a volte a urlare dentro un cuscino per non fare rumore, non allarmare nessuno, ovviamente senza soffocarsi, quindi cose molto, molto semplici, molto, molto alla portata di tutti, che non sono dannose. E questo quindi sfogare da un lato il disagio in un modo simpatico, in un modo senza coinvolgere o determinare disagio al prossimo, e dall'altra stimolare momenti proprio di leggerezza in contatto con la natura. Poi, per quello che riguarda l'atteggiamento verso l'esterno,
essere solidari, cooperare, quindi fare attenzione a non agire in base a stati d'animo improvvisi, panico collettivo, rabbia, angoscia, sospetto, e cercare cioè di mettere tutti i nostri sforzi nell'assistere al prossimo. E una delle cose, appunto, per assistere al prossimo in questo periodo, diciamo, di isolamento, è proprio quello di evitare di contagiare persone stupidamente. Questo è certamente un atteggiamento altruistico adesso, e laddove noi possiamo aiutare magari delle persone e siamo certi di poterle aiutarle, ecco, ma solo se siamo certi di poter avere uno scambio fisico con le persone che ci sono vicino, ecco, allora in quel caso possiamo essere degli utili, magari andando a fare la spesa noi piuttosto che delle persone di una certa età, facendogli magari trovare le cose già pronte senza avere un'interazione fisica, no? Ecco, noi per esempio cerchiamo di muoverci in questa maniera con gli anziani con cui abbiamo a che fare, magari Certo. cerchiamo di non farli uscire, usciamo noi, non abbiamo nessun contatto, magari lo chiediamo anche a più persone se hanno bisogno, e poi senza avere ulteriori contatti, almeno far trovare le cose nel limite del possibile di quello che uno può fare. Certo, poi bisogna fare attenzione a tanti aspetti anche, no? Di non ovviamente avere contatti che poi possano in qualche modo danneggiare le persone più fragili, ecco, semplicemente questo. Quindi si possono fare tante cose per aiutare gli altri, compreso il fatto di stare lontani se noi abbiamo comunque il sospetto di non stare bene. Ecco, questo senza fuori di dubbio, assolutamente. Sì, infatti questo sarebbe anche buona norma durante i classici mesi, gennaio e febbraio, quando c'è la normale influenza, perché una persona anziana potrebbe creare dei problemi. Eh sì. In effetti sì, è vero, questo assolutamente sì. Ecco, poi vorrei aggiungere anche un'altra cosa, siamo fuori tempo massimo, non importa, d'altronde questo è un programma straordinario, quindi ecco, ci sta questa cosa di andare fuori anche fuori diciamo tempo massimo. Volevo dire denunciare anche quando, per esempio, noi abbiamo parlato di natura, abbiamo parlato di piante, animali, eccetera, quando vediamo che qualcuno inquina, qualcuno sta facendo del male anche degli animali, è così, ecco, avere anche il coraggio di denunciarle queste cose. Sì, assolutamente. Ecco. Allora, ecco, Assolutamente, molto in più. me lo confermi, in effetti. Secondo me è assolutamente importante, fa parte, come dicevo prima, fare attenzione appunto a non nuocere, quindi sì, certo, farlo presente, dirlo alla persona, cercare di in tutti i modi di portare la persona a ragionevolezza, ecco, no? Come è necessario che sia, assolutamente. Certe cose vanno denunciate, come peraltro sta accadendo, ecco. Ci sono tante persone di buona volontà che appunto stanno comunque impegnando la loro vita per denunciare certe ingiustizie sotto tutti i Esatto, profili. sì, assolutamente sì. Guarda, stai in linea ancora un attimo perché abbiamo un aggiornamento delle notizie importante. Dunque, dopo l'Austria e la Slovenia, che hanno chiuso le frontiere con l'Italia, e apro una parentesi, ci sono delle lunghe colonne di tir in prossimità di questi confini, ci sono anche delle tensioni. Quindi sentivo addirittura che le autorità slovene volevano far ritornare indietro due autocorriere con delle persone che volevano andare a casa in Romania. Non so poi come sia andata a finire la cosa, vediamo se domani riusciamo in qualche altra edizione straordinaria anche a Radio Diffusione Europea, tra altre cose, ecco, importante che, di Trieste, di aggiornarvi anche su questo. Dunque è stata un po' una maratona in questi ultimi, soprattutto in questi ultimi 2 giorni, sebbene cerchiamo di, lo ricordo, ecco, colgo l'occasione
un'occasione per ricordare ai telespettatori e ai radioascoltatori, siamo proprio, abbiamo creato un team di lavoro in sincronia, non si guarda la concorrenza, ormai per noi questo è un concetto superatissimo, ma siamo in sincronia con Radio Diffusione Europea, la nostra testata qui Pianeta Oggi TV, dove vi parlo in collegamento con Radio Sarriz. Quindi anche vorrei appunto accogliere l'occasione anche per ringraziare i vari editori di queste emittenti di essere stati così uniti, impegnati. Ricordo ad esempio Graziano D'Andrea da mattina all'alba fino alla sera alle 20, idem noi, io e Rosario Moreno che è attualmente in regia. E dunque domani, allora, informazioni più dettagliate per quanto riguarda quello che sta succedendo nei confini. Finisco la notizia, la dicevo, dopo l'Austria e la Slovenia che hanno chiuso le frontiere con l'Italia, anche la Danimarca e la Polonia hanno deciso di chiudere le frontiere a tutti gli stranieri. Potranno entrare i cittadini danesi e chi trasporta merci per la Danimarca. La decisione, scrivono email danesi, è stata comunicata alla Commissione Unione Europea. E con questa notizia, allora, ecco, magari non so se vuoi commentare un attimo Gaetano, oppure andiamo in conclusione. Lascio a te l'ultimo pensiero. Ti ringrazio tanto. Guarda, credo che la cosa più di buon senso, ripeto, è quella di comprendere il fatto di evitare contatti inutili, di tutelare soprattutto i fragili e le persone anziane, quindi sì, aiutarle prendendo tutte le precauzioni possibili nell'aiutarle, quindi guanti, disinfettante, eccetera, eccetera, e comunque comprendere anche i giovani, soprattutto i giovani, che spesso fanno più fatica a rimanere in casa, ma anche loro devono riscoprire il contatto con loro stessi e hanno bisogno di attingere a certe cose dentro se stessi, devono comprendere che adesso è un momento in cui viene richiesto questo, è la cosa più sensata, quindi credo che è un invito a una maggiore attenzione, a una maggiore cura e tutti insieme con un atteggiamento unito ce la si può fare tranquillamente. Ecco, io credo che poi verrà fuori l'unità, una maggiore unità da questa situazione così difficile che sta venendo fuori. Certo, ecco, quindi con questo augurio io mi congedo da voi gentili ascoltatori, cari ascoltatori, che comunque vi dico rimanete in casa, magari spegnete anche per qualche ora i cellulari e parlate con i vostri familiari, raccontate le vostre storie magari dei giorni scorsi, insomma parlate, che ci sia dialogo, trasparenza all'interno, ecco, del nucleo familiare. Benissimo, 22, quindi possiamo poi alla fine dire magari, ecco, il male non sempre, diciamo, viene per nuocere completamente. Cerchiamo di cogliere un attimo questa, ecco, nota positiva anche per chiudere un po' con una speranza, ecco, una luce, uno spiraglio di luce per poter poi avere anche una vita migliore, rivedere un po' questo stile di vita, ecco, questo sistema, questo purtroppo mi viene da dire Dio denaro che ci porta veramente ai minimi termini con tutto, ecco, un sistema che non è in sincronia con la natura e quindi è destinato ad autocollassarsi. Grazie Gaetano Pedulà per queste riflessioni che sono di fondamentale importanza. Grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie tantissimo anche a voi di avermi invitato e mi sento onorato, insomma, di poter dare il mio contributo. Grazie. Certo, anzi spero di averti ancora anche in televisione sul nostro circuito. 22:20, termina qui questa edizione straordinaria di Spazio Aperto, in studio a Pianeta Oggi TV, All News di Venezia, Massimo Bonella, alla regia centrale c'è Rosario Moreno, editore anche di Radio Science. Vi ricordo, rimanete sintonizzati con noi perché seguiranno su Pianeta Oggi TV, a breve sarà pubblicata un'edizione straordinaria di tutto il circuito delle nostre emittenti che stiamo, come dicevo prima, lavorando in perfetta sintonia, in team.
Per domani, radiodiffusione europea AM 1584 e 819 kHz con tutti gli aggiornamenti, presa diretta, eventuali edizioni straordinarie, da zona rossa anche tra altre cose, oltre ai notiziari del nord-est con in studio Graziano D'Andrea, altresì dicasi la stessa cosa con la rete Saiuz, con Rosario Moreno. Poi, tra altre cose, se andate su saiuzmedia.it, abbiamo anche che ci interagisce la televisione del Centro Italia, la televisione toscana di Chianciano Terme, Telidea, dove ogni tanto farà anche il punto su com'è la situazione qui nell'Alto Adriatico, oltre che in Centro Italia, e collegamenti con il sottoscritto con Pianeta Oggi TV nel corso del telegiornale della sera. È veramente tutto. Grazie per la vostra cortese attenzione. Linea ora alla regia centrale per il proseguo della programmazione a diffusione regionale. Abbiamo trasmesso Spazio Aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV.